Ciao guardie per tutti ragazzi, qui è Mr. che vi parla, bentornati in questo nuovo video. Signore e signori, finalmente siamo qui oggi per parlare della nuova operatrice offensiva, cioè Nomad. Ovviamente aspettatevi anche il video per Kaid, che o lo trovate già sul canale oppure uscirà tra pochissimo sempre qui sul canale WineTV. Non voglio perdere altro tempo, quindi andiamo ad analizzare per filo e per segno tutto ciò che concerne Nomad, cioè la nuova operatrice offensiva marocchina che uscirà con Operation Wind Bastion. Nomad è un'operatrice offensiva anti-roamer con 2 di velocità e 2 di corazza. Come armi principali possiede una K-74M, un fucile d'assalto che fornisce gittata e cadenza di fuoco adeguate con 44 di danno e 650 di cadenza. La RX-200, che è un altro fucile d'assalto sia automatico che a colpo singolo con 47 di danno e 750 di cadenza. Come arma secondaria invece possiede una .44 Mag, una pistola semiautomatica ad alta potenza ed un'ottica a basso consumo con ben 74 di danno e la prima pistola a possedere un mirino ACOG incorporato. I gadget di Nomad sono le granate stordenti e le cariche di eruzione. Le skin stagionali invece sono NE, Rosso Granata Ossidato, Barocco, Terracotta e Floreale. L'abilità di Nomad, ragazzi, consiste nel lanciare 3 trappole a concussione che sbaragliano letteralmente il nemico a terra, facendolo cadere a gambe all'aria. L'oggetto è chiamato il lanciapugni d'aria. Sì, avete capito bene, proprio come la meccanica presente all'interno di Outbreak quando si veniva tramortiti dallo zombie gigante. Esattamente così, cioè il nemico cadrà letteralmente a gambe all'aria. Il dispositivo che permette di lanciare questi proiettili speciali è annesso all'arma. Attenzione però, la trappola non infligge alcun tipo di danno, è utile solo per sbaragliare i nemici a terra e per distruggere muri di legno, i classici muri wallbangabili. L'operatore che cade nella trappola di questa mina si rialzerà in poco tempo, all'incirca un secondo e mezzo, massimo 2. Non li ho contati a dire la verità, ma nel video si capisce bene che il tempo in cui l'operatore rimane a terra è veramente breve. Nomad è un ottimo counter di Clash, anche con lo scudo esteso. Clash infatti subisce l'effetto della mina e cade a terra, riponendo automaticamente lo scudo dietro la schiena, tornando quindi vulnerabile frontalmente. Il counter di Nomad invece è Jaeger, che grazie ai suoi ADS può bloccare le trappole speciali di Nomad. Questo ragazzi è tutto per quanto riguarda l'operatrice offensiva Nomad. I gameplay che avete visto li abbiamo registrati da Ubisoft in un evento in cui ci hanno invitato appunto a provare in anteprima Wind Bastion insieme ai miei colleghi che probabilmente avete visto, amici che più che colleghi che avete visto sulle Instagram Stories se mi seguite su Instagram. Quindi detto questo, ci vediamo con il prossimo video che sarà sicuramente su Kaid. Tanta mani per tutti, quindi dal vostro Mr. Rook, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!